Ben ritrovati, comincia ora un nuovo appuntamento con spunti e spuntini e per cominciare voglio portarvi subito tutti a scuola. Andiamo all'Istituto Tecnico Professionale di Arezzo dove vedo c'è il nostro Riccardo Ciccarelli. Ciao Riccardo. Gloria, un saluto a te e ai nostri telespettatori. Oggi il nostro itinerario alla scoperta degli orientamenti e delle offerte formative in ambito scolastico ci porta all'interno dell'Istituto Tecnico Professionale con l'indirizzo grafica e ovviamente siamo in compagnia del dirigente scolastico Roberto Santi che ci dà subito un'introduzione per capire questo corso, quali sono le caratteristiche. Allora, questo è uno dei nostri tre corsi tecnici, quindi non è un professionale ma un tecnico. Di qualità e affronta le tematiche legate alla fotografia e alla cinematografia. Si chiama ufficialmente tecnico della grafica, della comunicazione fotografica e cinematografica, è molto lungo. E abbiamo qui il laboratorio che ha fornito delle licenze Adobe, quindi voi di Teletura sapete benissimo di cosa si parla, programmi come Premiere, After Effects, InDesign, Illustrator, eccetera, Photoshop, eccetera. Quindi qui i ragazzi stanno esercitando a fare qualcosa, ora c'è due classi insieme, ma insomma, la classe, quindi il laboratorio è molto, molto popolato oggi di studenti. Ecco, sentiamo anche uno degli studenti appunto iscritti a questo corso. Intanto la tua scelta personale, da dove è arrivata appunto questa volontà anche di iscriverti a questo corso specifico? Allora, diciamo che io sono arrivato in corsa perché non sono arrivato in prima, sono arrivato in seconda, terza. E ho visto questo corso tramite dei miei compagni che ci andavano già. E semplicemente mi sono trovato bene, ho visto quello che studiavano e allora ho detto perché no, perché non provarci. E è un corso che mi piace, un corso che secondo me può formare tante menti e può creare anche molte opportunità. Ecco, a proposito di opportunità con il dirigente scolastico, facciamo anche sempre questo collegamento poi con il mondo del lavoro per questo indirizzo che probabilmente apre anche più porte. Sì, perché la grafica e la comunicazione riguardano tanti settori, riguardano tutte le aziende, intanto che tentano di vendere o di proporre i propri prodotti. Riguarda le televisioni locali come Teletruria, riguarda i giornali, la stampa, riguarda la comunicazione in generale, istituti fotografici, i centri di ricerca per la comunicazione e l'immagine. In questo laboratorio vorrei sottolineare che ci sono tutti computer Mac, quindi potenti che riescono a far fronte alle esigenze che i programmi Adobe richiedono. Inoltre vi sono praticamente attrezzature di primo livello per poter stampare anche su tessuto, ceramica e quindi rendere operativo quello che è un discorso non solo teorico ma anche pratico. Non so se ci hai già pensato, ma quale potrà essere appunto il tuo futuro da un punto di vista professionale, anche sulla base dell'indirizzo che hai scelto? Allora, sinceramente non ci ho molto pensato, però sicuramente vorrei mettere in pratica quello che ho imparato qui, perché sono cose, come ho detto prima, che servono molto e sono ricercate anche in questo territorio, visto che ci sono molte aziende che cercano grafici appunto per magliette o cose di questo genere, tessuti, quindi vorrei provare a mettere in pratica quello che ho imparato qui. Ecco, tra l'altro concludiamo con il dirigente scolastico con un'ulteriore riflessione che ha visto, soprattutto negli ultimi anni, anche crescere da parte delle aziende un'esigenza nel comunicare e nell'aver bisogno di una figura professionale come quella che esce dal corso che abbiamo presentato. Certo, alcuni ragazzi sono andati per esempio a fare anche stage a Monna Lisa, che è un'azienda nota per la moda giovanile e addirittura adolescenziale. Quindi sono anche ragazzi che hanno lavorato per aziende tipo Cloud Italia, ora si è spostata un po' dal territorio di Arezzo. Quindi anche le nuove frontiere, direi, della comunicazione sono presenti e i nostri ragazzi possono inserirsi in queste nuove frontiere.
E allora, con queste parole, Gloria, noi concludiamo il collegamento qui dal Plesso Vasari dell'Istituto Tecnico di Arezzo con il dirigente Roberto Santi e Federico, se non vado errato, ti restituiamo la linea a te. Grazie Riccardo, noi la riprendiamo soltanto brevemente per fermarci un attimo e tornare tra pochissimo con un altro argomento.